La protesta contro la sindaca degli anarchici sotto gli uffici del comune è stata bloccata tra le bancarelle del mercato di Porta Palazzo. Una cinquantina di manifestanti che hanno cercato di arrivare davanti al municipio occupando il tram della linea 4, bloccato dalla polizia che presidiava gli accessi. Personale della Digos e della Questura di Torino, nel corso della manifestazione, hanno tratto in arresto una persona e identificato 64 militanti aderenti all'area anarco-insurrezionalista nell'ambito della mobilitazione per la liberazione dello stabile occupato, sede del centro sociale Asilo. Sul tram della linea 4 è stata tratta in arresto per resistenza pubblico ufficiale una donna di 48 anni di nazionalità brasiliana che si era opposta con violenza ai controlli preventivi disposti dal questore. La donna, già nota alle forze di polizia, si opponeva al normale svolgimento del controllo, esercitando violenza nei confronti dei poliziotti della Digos che venivano fatti oggetti di calci e pugni. La donna, in forte stato di agitazione durante la condotta delittuosa, danneggiava anche la montatura degli occhiali di un agente. Nel tentativo di sottrarsi all'arresto, dichiarava di essere in stato di gravidanza, ma gli accertamenti clinici condotti presso una struttura ospedaliera escludevano con certezza la predetta circostanza. Sul tram è stata trovata in possesso della donna uno zainetto contenente due cacciaviti e una bomboletta spray, pertanto anche indagata per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Ecco, questi giorni abbiamo avuto un piccolo assaggio di cos'è una riqualificazione della periferia per la sindaca Appendino e per il Movimento 5 Stelle. Il giorno dello sgombero dell'asilo la sindaca ha applaudito l'operazione di polizia dicendo che si stava finalmente riportando la normalità in quartiere, riportando la normalità in Aurora. Quello che è successo in Aurora, quello che sta ancora succedendo tra le strade di quel quartiere è che ci sono strade e strade da una settimana bloccate dalle camionette della Cenere, chiuse con quelle griglie che siamo abituati a vedere nei controvertici, quando i potenti della terra si asserragliano nei centri delle città per prendere le decisioni sulle nostre teste, a non poterne più della vita che ci costringono a fare. Siamo in tanti a dire no a questo governo Lega 5 Stelle, che sotto la bandiera del cambiamento, presentandoci come il governo che avrebbe rotto con la continuità dell'amministrazione del PD, da solo sociale che la farà pagare. Una nuova scuola Diaz, quel pezzo di merda della Lega ci ha augurato di essere svegliati mentre dormiamo, presi a bastonate nelle gambe, che ci vengono rotte le gambe e le braccia, perché questa è stata la scuola Diaz, una macelleria messicana in cui gli sbirri hanno sfogato. Agli arrestati invece dell'operazione Scintilla contro lo sgombero dell'asilo, le 11 persone che erano state arrestate dopo il corteo di sabato, insomma, che erano state accusate di devastazione e saccheggio, di porto d'armi, di lesioni e di ben due tipi di resistenza diversi, adesso sono usciti dalle vallette, sono davanti alle vallette e stanno riabbracciando i loro amici.